Ciao a tutti, come va finalmente con una nuova nail art? È da tantissimo tempo che non faccio un video nail art qui sul canale. E per chi mi segue da poco, io appunto qui su YouTube ho cominciato con le nail art, che sono comunque una mia grande passione e purtroppo per mancanza di tempo ho dovuto un po' abbandonare. Ma oggi rieccomi qui appunto con una nail art dedicata all'autunno. Ho preso ispirazione per questa nail art dal canale di Cute Polish. Io adoro le nail art dove si vede l'unghia naturale sotto e pensavo che appunto questa nail art mi sarebbe piaciuta molto una volta avuto sulle mani, ma così non è stato. È stata molto bella appena l'ho vista, ma mi sta un po' stufando adesso sulle unghie. È stata realizzata con dei colori autunnali e appunto dovrebbe rappresentare delle foglie in autunno. Ma cominciamo subito con la nail art. Come prima cosa vado ad applicare una base trasparente e protettiva su tutte le unghie. Io vado ad utilizzare questo qui di Avon. Successivamente dovete andare a scegliere tre smalti che siano di colori autunnali, uno che sia sul bordeaux rossiccio, uno che sia verde scuro e un altro che sia giallo aranciato, appunto colori che ricordano le foglie d'autunno. Dovete però scegliere bene la tonalità di colore, altrimenti con l'oro che andremo a mettere successivamente rischiate che sia una nail art troppo natalizia. Infatti nel mio caso soprattutto il verde e il bordeaux con l'oro mi ricordano troppo Natale, infatti non mi sta molto piacendo perché più che appunto autunno sembrano natalizie. Quindi cercate di scegliere colori che siano più autunnali possibili. A questo punto, con i colori che avete scelto, dobbiamo andare a fare metà di ogni unghia con diversi colori. La disposizione dei colori potete scegliere un po' voi, infatti ho fatto in diverso in una mano e nell'altra. Io vado a farlo a mano libera, se voi non riuscite potete utilizzare dello scotch o degli nail stripe per appunto fare la metà perfetta dell'unghia. Una volta che lo smalto di base colorato è completamente asciutto, vado a prendere uno smalto color oro e vado a prendere un pennellino con le setole lunghissime. Vi potrà sembrare strano, ma questo pennello è perfetto per fare le linee dritte, nonostante appunto le setole siano così lunghe, riuscirete a fare delle linee perfettamente dritte. È proprio indicato per questa cosa. Anche se non siete molto bravi con le nail art e vi trema la mano, questo pennellino è fantastico assolutamente da provare. Quindi vado a mettere un po' di smalto oro su un pezzettino di carta forno e con il pennellino vado a fare delle linee verticali sulla linea di congiunzione dello smalto e dell'unghia naturale. Dovete assicurarvi che la linea color oro sia perfettamente a metà dell'unghia. Se il colore l'avete messo appunto proprio centrato all'unghia, dovete andare con la striscia oro leggermente sopra il colore, altrimenti dovete andare accanto. Non so se mi sono spiegata a voce, ma se guardate le mie foto, alcune unghie sono venute con la linea un po' storta, perché con il colore ero andata perfettamente su metà unghia e con la linea sono andata accanto al colore. In questo modo la linea oro non è completamente centrata, ma è leggermente spostata. Questa è una cosa che chiaramente in foto è molto visibile, ma vi assicuro che dal vivo non si vede assolutamente. Quindi se anche voi fate la linea d'oro un pochino storta non sarà un problema. Vado comunque a farla su tutte le unghie. E adesso per far sembrare soltanto una vera foglia dobbiamo andare a fare delle linee oblique che vanno appunto dalla linea centrale alla parte esterna dell'unghia, sia nella parte con lo smalto che nella parte di unghia naturale. Come ultima cosa vado ad applicare il top coat su tutte le unghie. Potete scegliere se applicare sia quello lucido che quello opaco. Infatti nel video che ho preso di ispirazione era quello smalto opaco, ma facendo una prova sul mignolo, come vedete, devo dire che preferisco assolutamente quella versione lucida perché il color oro si vede molto di più. E questo è tutto per quanto riguarda questa nail art. Fatemi sapere sicuramente se vi piace e se voi la ricreerete. A me, come vi dicevo, non mi sta facendo impazzire, anche se io amo molto che si intravede l'unghia naturale sotto, ma penso che la ricreerò con i colori adatti più all'autunno, piuttosto che natalizi. Cercherò di farvi vedere altre nail art sia autunnali che magari natalizie. Per qualsiasi domanda potete sempre scrivermi sotto, vi mando un grosso bacio, alla prossima, ciao!